Allora, vi farò vedere una mia collezione che tengo in questa. Ne tengo tante, però questa è una delle tante che tengo dentro. Questa è della. L'ho presa da Carpisa. Questa era, sì, l'ho presa proprio da Carpisa. E poi vi scrivo pure dove l'ho presa, però non adesso. Questa è così, guardate, questa è, si apre, guardate, così è un porta trucchi, così che dentro si possono mettere rossetti e luci da labbra, accessori e qualsiasi cosa voi volete mettere. Lo richiudo. Questo l'ho preso da Carpisa, non adesso, qualche annetto fa, non tanto, circa nel 2 annetti, sì, 2 annetti che ce l'ho. Lo chiudo. Allora, vi faccio vedere. Fa fresco la sera, adesso incomincia a fare fresco. Allora, intanto vi faccio vedere quello che io ho messo. Guardate, ci fate caso perché ho 6 gancetti, ho 6 gancetti in questo apparecchietto. Poi spero di togliere. Sono 6 gancetti. Insomma, trasparenti, non si vedono tanto, però c'è. Sono 6 gancetti semplicemente di sopra. Vedete? Non so se vede, però non si vede tanto, vero? Vedete? Così. Così ve l'ho fatto vedere. E infatti c'era le persone quando parlo dico: ma non si vede, ma dov'è? Dico: non si vede. Però mi fa piacere quando dicono così. Comunque, vi voglio fare vedere quello che io ho messo adesso. Allora, questo qui. Io ho messo questo, il labello Med. Guardate. Questo. Questo qua. Guardate che carino, che bello, fa profumo di fragola. Aspetta, lo metto così. Sono della Labello. Questo lo metto per uscire, rosso. Guardate. Questo è già usato. Allora, vi faccio vedere quello che io uso pure di solito quando esco. Questo è il lucidalabbra lipstick della Labello alla fragola. Fa un bellissimo profumo. Questo è idratante all'acqua della Labello. Sono tutti della Labello questi che vi sto facendo vedere. Idratante all'acqua. Questo è rosa, già usato. Questo è fucsia, guardate, questo è al melon, c'è scritto melon e all'anguria, e watermelon shine. Infatti fa odore proprio di melon, che sarebbe l'anguria, il melone, quello rosso. Poi c'è questo che uso pure anche per la notte, questo è Labello Med. Poi vi scrivo, poi questo lucidalabbra chiaro sul rosa e pallido.
Poi c'è questo rosa confetto. Sono tutti buoni. Vedete? Questi sono tutti della Labello. Poi ho questo, che sono che poi vi metto il link di come si chiamano, perché questi qui sono, li ho presi in farmacia e sono, non ci penso adesso perché li ho usati durante l'altro inverno, questo inverno non li ho usati. Ecco, sono della Fidra, poi lo leggo, ve lo scrivo. Eofidra, mi sembra, sì. Comunque ve li faccio vedere. Guardate, sono usati, non ci fate caso. Guardate, questi sono dell'Eofidra. Questo è un colore oriente, rosso oriente. Questo invece è un colore Eofidra, sì, sempre. Poi lo cerco e ve li scrivo. Questo è color rubino. Questa è la mia, che poi vi farò vedere la collezione anche di come io mi trucco la mattina. Comunque queste è una varie, e sono praticamente dei trucchi che uso di più la mattina. Guardate, questo è quello che vi volevo fare vedere. Questo, vedete, sta sparendo, non c'è più. Questo è, sì, dell'Eofidra, sì, Eofidra. C'è scritto proprio Eofidra, guardate qua. Eofidra, vedi, c'è scritto qua, vedete? Allora, io con questo mi sono curato il brufolo, questo l'ho preso in farmacia. Eofidra ce l'ha solo la farmacia, e questo mi ha curato il brufoletto che c'era qua, guardate, non si vede quasi più, è quasi sparito, non c'è più, quasi sparito. Poi si toglie la crosticina e sparisce. E poi, aspetta, vi faccio vedere l'altro. Questo è più chiaro. Allora, questo è più chiaro e questo è più scuro. Guardate, aspetta che ve lo faccio vedere meglio. Questo è un fondotinta correttore solo per le imperfezioni, che io uso solamente per i brufoletti, cioè non li uso proprio, cioè infatti li ho usati solo quando spuntano i brufoletti. Questo è più scuro e questo è più chiaro, dell'Eofidra. Poi ve li scrivo sotto, sono molto della farmacia, sono molto specifici, sono curativi, curano la pelle. Io pelle ci tengo, sono senza trucco, comunque sono senza trucco, ho solamente questo qui che vi ho fatto vedere poco fa, questo qui ho messo, vedete? Questo è anche per la notte, idrata. E niente, poi vi voglio fare vedere tante altre cose, però diciamo vi ho voluto fare vedere questi perché così ve li... Questo è anche dell'Eofidra, guardate, devo pulire che dentro i trucchi li uso troppo, dell'Eofidra. Questo è un correttore chiaro, chiarissimo, anche per curare la pelle, solamente per le imperfezioni, tipo brufoletti. E nient'altro, perché le mie imperfezioni sono i brufoletti. Quando, per esempio, questo che avevo, per me davo, vabbè, quando esco con la mascherina, però lo curo lo stesso, cioè anche se io alle volte, perché capita che lo abbasso. E niente, questo poi più avanti vi farò vedere altro. Questa è semplicemente una chicca che vi ho voluto fare vedere.
Niente, poi vi li faccio vedere gli altri perché volevo farvi vedere anche, però sì, lo faccio adesso. Sì. Vi voglio far vedere dei rossetti che uso quando esco. Questi sono della Collistar, sono quelli che metto. Vi voglio far vedere questo colore, guardate che bello, questo lo uso quando esco, anche sotto la mascherina lo metto. Lo metto leggero ma molto intenso, si vede. Io gli metto una velina quando lo metto. Questo è il colore rossetto unico granata, questo è il colore granata, molto bello. Ma questo l'ho preso in profumeria. E della Collistar, poi ve li scrivo sotto. E poi c'è l'altro che è questo. Questo è rosso scarlatto numero 12. Vedete? Allora dopo faccio vedere di nuovo quello. Questo è molto usato, molto usatissimo. Faccio vedere, vedete? Questo è quello granata e questo è rosso scarlatto. Granata è il numero 14, poi ve lo scrivo. E questo è il numero 12. Ho messo così. Rosso scarlatto è il numero 12. Niente, poi questo l'ho preso in farmacia, dell'Eofidra. No, questo me l'hanno regalato, è della Revlon. Me l'ha regalato nella mia parrucchieria. Niente, poi niente, io vi volevo far vedere semplicemente una chicca dei rossetti. E nient'altro, niente. Sì, però ve lo voglio far vedere questo della Revlon che mi hanno regalato, cioè, perché questo è un regalo che mi hanno fatto. È la mia amica parrucchiera, questa me l'ha regalato. È molto bello, mi ha fatto questo bel, perché lei sa che mi piace molto questo colore, questo rosso, sui toni rossi. E questo è un colore col cuore 745 della Revlon, però poi questo ve lo voglio scrivere, questo regalo, infatti quando l'ho ricevuto sono molto contenta. Ha il colore proprio dello smalto, se voi ci fate caso, guardate lo smalto che uso, vedete, sempre manco per la posta, è proprio uguale. Questa è una chicca dei rossetti che vi ho voluto fare vedere, che ho molti trucchi, molte cose. No, qui poi no, niente, poi questi erano. Sì, no, a posto, sì, no. Questi erano quelli che vi volevo far vedere. E niente, poi ve li scrivo sotto nel box, così se vi interessano ve li comprate. E niente, ho voluto farvi vedere ciò che. Come curavo il mio rufolino e poi quello che uso è questo. È la Bello Med. Questo è introvabile, quando l'ho trovato era uno solo. Comunque questa è stata una chicca di ciò che dei Labello e ciò che io uso durante le mie giornate. E niente, iscrivetevi in questo canale perché poi vi farò vedere altro. Questa è semplicemente una chicca che ho fatto, non ho avuto tempo, io di solito ho poco tempo e quindi devo ritagliare del tempo per poter farvi vedere ciò che faccio durante la giornata. Aspetto qualcosa di meglio per potervi farvi vedere meglio e comunque. Queste sono delle chicche che per adesso spero che vi siano gradite, poi ve le scrivo sotto nel box tutto quello che uso, così se vi interessano lì ve li acquistate. E niente, e poi vi farò vedere gli smalti più avanti, eccetera, eccetera. Per oggi comunque scrivetemi sotto nei commenti la prossima volta che cosa volete vedere. Questi sono solamente gli inizi e spero che almeno vi tenga compagnia questo breve video.
vi tenga compagnia. Spero che non lo voglio dilungare, infatti ora vi saluto. E niente, lo sto facendo di sera, sono le, che ore sono? Le saranno le, oddio, niente, saranno, non lo so, cioè non ho orologio adesso, comunque lo faccio verso tardi, è tardi, cioè c'è chi dorme a quest'ora. Comunque ve l'ho fatto vedere quello che ho potuto, comunque spero che vi sia piaciuto, mi piace tenervi compagnia, ho letto che vi piace che vi tengo compagnia, che vi piace che la mia voce vi tranquillizza, sono contenta, sì, sì, sono pacata di carattere, è vero. E niente, sono freddolosa, come vedete, se non metto un scialle la sera, lo sto facendo che sarà quasi, non so, sarà quasi mezzanotte, penso di sì, quindi è notte. E niente, ora vi spero che vi sia piaciuto, che vi tengo compagnia, sono contenta che mi scrivete in tanti, che vi tengo compagnia, che vi rassereno un poco, vi do, ecco, vi do la buonanotte, spero, scrivetemi sotto i commenti, scrivetevi, mi raccomando, in tanti, per chi si interessa a guardarmi. E niente, spero che vi piaccia questo video e che vi sia tenuta compagnia. E niente, scrivetemi sotto i commenti che cosa volete vedere la prossima volta. Comunque, intanto io già penso ciò che devo farvi vedere, perché ho tante cose, ma tante, proprio tante, che piano piano arriverò a tutto. Si dice che chi va piano va sano e va lontano, e quindi andiamo piano, così andremo lontano. E niente, buonanotte. Vi volevo dire che poco fa ho detto che siamo quasi a mezzanotte. Sono le 11 di sera. E questa è un'altra gaffa. Comunque, e niente, non so, non avevo davanti a me un orologio. E niente, ci vediamo a un prossimo video, e che vi possa tenere questi miei vlog vi possano tenere compagnia. E niente, non dico, non posso dire buonanotte, perché questo lo guardate, però lo sto facendo di quasi di notte, quindi la sera tardi, quindi niente, sono contenta che vi piace la mia voce pacata, sono molto contenta, questo è sì, perché sono a momenti di, perché sono una ragazza dolce, per questo ho questo temperamento, ho la mia saggezza, ecco, il mio vissuto, ecco questo, va bene, vi saluto.